Buongiorno, buongiorno, buona domenica. Ben arrivati. Ben arrivati a tutti. Questa domenica estiva, la prima ufficialmente. Sistemo una cosa. Ok, direi che è meglio così. Sì. Buongiorno, buongiorno Marina. Buongiorno. Come va? Come state? Come stiamo? Buongiorno, buongiorno Nadia, buongiorno. Ben arrivati in questo spazio così prezioso. Annalisa, Anna, buongiorno. Mi sentite bene? Adesso sto parlando un pochino piano. Mi sentite bene così come volume? Ditemi qualcosa se va bene, se devo alzare la voce. Buongiorno, buongiorno. Benissimo, ok, grazie. Perfetto. Vediamo un po', aspettiamo qualche minuto ancora. E poi partiamo. Grazie, grazie Anna. Bene, fa piacere, perfetto. Che bello quando le cose funzionano. Ah, che bello anche quando non funzionano, bisogna dire così. Rachele, buongiorno. Ben svegliati, chissà, ci sarà chi si è appena svegliato, chi si è alzato da un po' di tempo, è così, chi ha ancora tutto il sonno addosso, ci possiamo dare una bella stiratina se serve. Ah, io me la faccio, anche se sono sveglia da un po'. Allora inizio a presentarmi, anche se un po' ci conosciamo con molti. Allora, io sono Mariangela Baldassari e sono una teacher di yoga della risata e una un'anima in ricerca. Non so che altro dire, come tutti noi in fondo, anime in cammino. E ho incontrato tanti strumenti, tante vie nella mia strada e Francesca sicuramente è una di queste, è un grande riferimento, lo è stato, lo è, anche se le cose si trasformano giustamente, cambiano, ma continuano a essere molto presenti. Wow, Marina, che bello! In mezzo al verde, brava, bravissima, grazie. Allora, incominciamo. Innanzitutto ringrazio Francesca Ollin per aver pensato, voluto, creato questo spazio della domenica mattina che andrà avanti tutta l'estate e con lei tutto lo staff di AOMI, dell'Accademia, per sostenere questo progetto. Io sono stata invitata e con tanto tanto piacere ogni volta dico di sì. Perché questo tempo lo sento come un tempo molto molto speciale, un tempo di riaperture, di ripresa,
a livello collettivo sto parlando, un po' delle energie che si mettono in moto ed è un tempo particolare, dove, come è già stato, ma ancora adesso più che mai, io personalmente sento la necessità di essere centrata in ascolto. Perché? Perché io sono sicura, certa, matematicamente certa, che ognuno di noi in questo tempo ha avuto delle parole nuove, che sono cresciute, che sono fiorite dentro di noi. Perché dopo un tempo del genere non può essere che così. E queste parole nuove sono piantine, piccole, fragili, che non sono niente rispetto agli anni di abitudini e identificazioni in ciò che siamo stati. Hanno una grande forza vitale, però vanno curate. Io credo in azioni come queste perché non vorrei mai che tutto tornasse come prima, in questo senso che ho appena detto. Perché tutto non torni come prima. Anche lo yoga della risata che sto portando avanti in questo tempo è proprio per me questa finalità di innaffiare e nutrire queste paroline nuove. Che nascono da trasformazioni, che è così bella questa parola da dire, così difficile da vivere. Credo che abbiamo tanto bisogno per viverle, per accoglierla, la trasformazione, di momenti di meditazione, di centratura come questi e anche di momenti per innaffiare, nutrire la nostra energia vitale. Io parlo anche di questo perché con lo yoga della risata vado proprio a nutrire il mio bambino interiore, quella energia che non ha paura del nuovo. Il bimbo è meraviglia, il bimbo è gusto del nuovo, non ha un peso del passato che lo ingabbia, non è così fortemente identificato e quindi quella parte lì che ha ognuno di noi va tenuta viva, ognuno con le sue modalità, con le sue pratiche. Io parlo dello yoga della risata perché è quello che pratico. Insieme ad altre cose. E quindi questi sono gli elementi importanti in questo tempo per vivere e accogliere la trasformazione. Vi voglio raccontare un fatto che riguarda la mia vita di questi ultimi tempi perché mi piace anche scendere sul concreto. Io prima di tutto questo periodo, circa un annetto fa, così più o meno, un anno e mezzo, avevo questa idea per vicende della mia vita, per incontri, fatti, per cose che mi sono capitate, avevo questa idea di voler occuparmi dell'accompagnamento delle persone morenti, del passaggio, nel momento del passaggio, da una soglia all'altra. Era una cosa che desideravo, in fondo desidero ancora, no? Una cosa che mi attira, ne ho parlato, cercavo delle modalità, delle possibilità, cercavo dei corsi per avvicinarmi a questo argomento. Ho parlato anche con Francesca, con altre persone che potessero aiutarmi, ma c'era qualcosa che non, come dire, sapete quando le cose non scorrono, no? Però io sto desiderio, ce l'avevo e poi più ci pensavo e più mi convincevo. E ripeto, è tuttora lì, non è che
Però poi la vita ti presenta un'altra cosa, cioè ci ripensavo proprio in questo periodo. Io cercavo quello e la vita invece in questo ultimo anno in particolar modo mi ha portato a un altro compito, accompagnare delle persone in difficoltà a vivere. Io cercavo, volevo, ero convinta che per me la strada fosse il momento del passaggio e invece la vita, senza tanto né quanto, patapom, mi porta proprio a fare, diciamo, apparentemente il contrario, accompagnare a vivere. E l'ho fatto, lo sto facendo e non è facile perché ha richiesto una trasformazione di prospettiva da parte mia, un cambiamento. E ho cercato anche di capire, no, cosa fosse, che messaggio. Allora, quello che è arrivato a me, per quello che ho potuto comprendere io da questa storia che sto vivendo adesso e quindi quello che è vero, è questo, perché lo sto vivendo, è come se la vita mi stesse dicendo, entra nella vita, accompagna le persone e quindi anche me stessa, ovviamente, perché siamo sempre in una relazione a specchio, a vivere. Poi, chissà che cosa maturerà da questo. È stato un momento, ed è tuttora perché niente è definitivo, niente facile, niente fatto, un momento di trasformazione, di accogliere e di trasformarmi. E questo credo che sia fondamentale per me e per tutti noi e per il tempo che stiamo vivendo. Andare incontro alla trasformazione, stare nel flusso. Vi propongo per questo alcuni semplici esercizi di risata, di risatina, perché è mattina e perché magari ancora non ci abbiamo proprio quell'energia, spacca tutto del giorno, e che vanno proprio a risvegliare il nostro bimbo. Se vi va, vi invito a seguirmi. Andiamo a nutrire la nostra energia vitale in un modo molto semplice. Non so se ci avete mai pensato, ma la risata è una respirazione. Per questo poi è un lavoro così profondo, perché andiamo a lavorare sul respiro. E quindi molto semplicemente inspiro, che vuol dire ricevo l'aria e nel momento in cui la lascio andare faccio una lieve, leggera risatina, senza sforzo. Vi invito a seguirmi con fiducia, a parte qualcuno, tipo Rachele sicuramente, che l'ha già sperimentato. Tranquilli, lascia entrare l'aria. E consento una piccola risatina, leggera, leggera. Se fate caso, dopo la risatina, dopo questa espirazione, lasciamo proprio che l'aria entri da sé, perché fa tutto da sola, senza che noi dobbiamo fare niente. Fa da sé, stiamo nel flusso. Quindi lascio penetrare. Mi
Ricevo. E adesso aggiungo una cosina in più, che è ricevo, trasformo, cedo. Siamo il primo laboratorio di trasformazione alchemico al mondo e per accogliere la trasformazione, la prima trasformazione da accogliere e da ricevere e da assaporare. È quella che siamo in grado di fare noi con l'atto più semplice del mondo, che è respirare. Quindi ricevo, trasformo e cedo, ridendo. Ok? E vai, sto nel corpo. Inspiro, trasformo e cedo. L'ultima volta, inspiro, trasformo. Cedo. Bene, vi propongo un altro, visto che siamo in un orario mattutino, la risata del cappuccino, che è molto semplice. Adesso ve la faccio vedere, quindi prima voi state fermi, guardate e dopo rifate con me. Quindi prendo una tazzina, metto un po' di latte, metto un po' di caffè e bevo. Ok, ve la faccio vedere prima ed è così. Ok, quindi andiamo insieme. Quando vado indietro sento proprio che mi apro, apro i polmoni, apro la cassa toracica, apro il chakra del cuore, della gola. Ah, vado l'ultima volta, risata del cappuccino. Ed espiro. Un'ultima risatina, sempre perché siamo nelle ore mattutine, la risata del filo intermentale. Noi conosciamo il filo interdentale che serve a pulirci i denti e il filo intermentale che serve a pulire i pensieri. Quindi ve lo faccio vedere. Filo. Con questo filo vado. Non fate, guardate, e vado, scendo, entro in tutte le particelle del mio cervelletto e inizio a pulire. Ok, ora fatelo con me. Vai, partiamo, andiamo. Prendo il filo. Due manine. Così di questa misura è meglio e poi salgo, lo faccio scendere e vado. Ah!
respiri. Sento come sono più espansa quando respiro dopo le risate, anche se piccoline. Molto bene. Sono anche più aperta. Bene. Allora, abbiamo detto, accogliamo la trasformazione con l'energia vitale e con un atto di autocompassione verso noi stessi, di amore, che permette l'apertura del cuore e stare nel flusso. Quindi, con tanto, tanto piacere, adesso vi propongo la meditazione dell'autocompassione, scritta da Francesca. Ah. Un po' depositare che le risatine vanno di qua di là, le lasciamo proprio depositare dentro di noi e inizio a trovarmi un posto dove sedermi comodamente. Anch'io con la schiena dritta ma non rigida. Puoi essere seduto su una sedia, su una poltrona o sul tuo cuscino da meditazione. L'importante è che tu senta comodità nella seduta e allo stesso tempo assumi una posizione che ti richiami la dignità della pratica. Richiama ora il tuo respiro calmante e osservando il tuo respiro incomincia a rallentare il momento dell'espirazione. Se ti è utile, puoi contare il tuo respiro, contando magari fino a tre quando inspiri. E a 4 quando espiri, o anche fino a 4-5 quando inspiri, e a 6 o 7 quando espiri. L'importante è che questo rallentare il tuo respiro sia per te confortevole e graduale. Questo tipo di respiro è un respiro che calma, attivando il tuo sistema autonomo parasimpatico. Poi solleva anche gli angoli della bocca verso l'alto, accennando un sorriso, in modo da sentirti sicura in questo momento. E da ricordarti che puoi richiamare questo stato quando tu lo desideri. Ora ricorda un'esperienza che hai avuto e che ti fa sentire male, ma solo moderatamente male. In modo da poter sentire lo stress del tuo corpo senza esserne sopraffatto. Visualizza la situazione finché non ti fa sentire un po' a disagio. Di ora a te stessa e a te stesso. Questo è un momento di sofferenza.
La sofferenza fa parte della vita. Metti ora le mani sul cuore. Senti il calore delle tue mani, la pressione delle tue mani e nota il tuo petto che si alza e si abbassa ritmicamente sotto le mani mentre respiri. Di a te stessa e a te stesso. Possa io essere gentile con me stessa e me stesso in questo momento. Possa io concedermi la compassione di cui ho bisogno. Possa io essere al sicuro. Possa io perdonarmi. Possa io accettare le circostanze della mia vita. Puoi dire anche quello che senti che per te è importante in questo momento. Usa le parole che parlano della tua situazione in particolare, quello che senti e che è buono per te ora. E poi osserva qualunque cosa emerge in questi momenti nel tuo corpo, nelle tue emozioni, nei tuoi pensieri. Poi piano piano, lentamente, ritorniamo in presenza qui. È sempre bella questa meditazione, una delle mie preferite. Mi piace molto. Grazie Francesca. Bene. Grazie di essere stati con me. E
andiamo avanti nella giornata, nei prossimi giorni, con un bel cuore aperto. E ricordiamo queste pratiche anche nella giornata. Sono pratiche semplici, fatte apposta, perché non richiedono niente di particolare, se non grazie a voi, cari, se non davvero un momento di presenza. Bene, grazie, buona domenica a tutti. Vi bacio. Ciao, ciao. Ciao, grazie, grazie, grazie.